Ciao a tutti e ben ritrovati con un nuovo video dedicato a Line 6 Helix. Il firmware 3.70 è ormai uscito già da qualche mese perché è stato rilasciato il 16 novembre dell'anno scorso, però diciamo è stato anche un firmware abbastanza corposo con molte novità e quindi diciamo che spulciare tutte le aggiunte, tutti gli amplificatori, tutti gli effetti che sono stati inseriti ha richiesto un po' di tempo. Nel video di oggi andrò a vedere nello specifico il nuovo modello del Marshall JCM800 2203 che è basato su una testata da 100 watt assolutamente non modificata. Perché dico questo? Perché nella precedente emulazione era presente appunto l'emulazione di un amplificatore che però aveva qualche modifica e quindi i puristi del Marshall, diciamo, non erano molto contenti di questo ampli e ciò chiaramente ha fatto sì che la Line 6 decidesse appunto di modellare un altro ampli appunto stock, infatti è così che viene descritto nelle note di rilascio. Prima di procedere però con la prova audio, la solita piccola raccomandazione: se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi anche al canale attivando la campanella per le notifiche in modo da non perdere nessun nuovo video pubblicato. Bene, allora apriamo HXedit e andiamo a vedere un po' di che cosa si tratta. Bene, per la prova utilizzerò la mia PRS Custom 24. Apriamo HXedit e come potete vedere io già avevo caricato una patch, diciamo anche mettendo un po' a casaccio tutti quanti i blocchi. Allora, una operazione che faccio quasi sempre prima di procedere con la prova di un amplificatore che ci viene offerto dalla Line 6 è quella di capire a quale cassa è generalmente abbinato di default. Quindi diciamo, prima di andare a inserire un blocco con i due cabinet, chiaramente quelli di nuova generazione basati su Impulse Response, che cosa faccio? Inserisco un blocco amp più cab. Quindi facendo così praticamente diciamo, possiamo selezionare l'amplificatore con la cassa che gli viene abbinata di default. Come possiamo vedere qui, diciamo che la scelta era anche abbastanza ovvia, la Marshall 4x12 1960A con i Celestion T75. Perfetto, una volta che chiaramente abbiamo questa informazione, reinseriamo il blocco amp, quindi quello solo con l'emulazione dell'amplificatore senza nessuna cassa, e poi con un blocco a parte inseriamo un blocco cab. A me piace il dual, per quale motivo? Perché così posso mettere due microfoni diversi, abbinati chiaramente alla stessa cassa. E ovviamente andiamo a selezionare la 1960 con i Celestion T75. Perfetto. Ora che cosa vediamo? Un'altra scelta che possiamo fare è quella dei microfoni. Ovviamente di default ci viene offerta l'emulazione dello Shure SM57, che è un microfono dinamico. A me generalmente piace accoppiare ad un dinamico un microfono a nastro. Per esempio, potrebbe essere, diciamo, l'emulazione del Rohde, l'R121, che diciamo soprattutto in ambito rock ci dà quella presenza sulle basse, diciamo, secondo me aiuta parecchio, a me piace. Allora, intanto io chiaramente avevo già creato la mia combinazione di microfoni e l'avevo salvata nei preferiti. Stessa cosa in realtà anche per l'ampli, eccolo qui, quindi diciamo c'era qualche settaggio da modificare. Bene, allora intanto facciamo qualche piccola prova audio e dopo andiamo a vedere un po' che tipo di modifiche è possibile fare al suono. Yeah.
Bene, io direi che il suono Marshall c'è tutto, almeno da quello che si sente hanno fatto un ottimo lavoro e stavolta effettivamente l'emulazione è molto più fedele all'originale, almeno quello che siamo abituati a sentire dai dischi. Io ho anche inserito un blocco Dynamic Ambience, quindi per dare un po' più di apertura al suono, e il blocco riverbero, ovviamente stereo, che ci chiaramente dà anche l'impressione di trovarci in una stanza, quindi si avvicina parecchio a quello che si intende, come spesso si chiama, come suono dell'ampli nella stanza. Però vediamo un po' come si comporta l'amplificatore con un bell'overdrive nell'input e direi che chiaramente partiamo da un TS-808. Vediamo un po', ci dovrebbe dare una bella botta di inserito un Vintage Digital. L'unica, diciamo, ho fatto poche modifiche a livello dei parametri, però una modifica che mi piace molto fare è quello di alzare il headroom al massimo. Per quale motivo? Così evitiamo che il blocco vada in distorsione come l'originale dal quale è modellato. Un'altra novità introdotta nel firmware 3.70 è l'emulazione dell'overdrive Nobles ODR1. Quindi io avevo già inserito un blocco, togliamo l'emulazione dell'Ibanez TS-808 e mettiamo il
Price Drive, che appunto sarebbe l'emulazione del Nobles. Come particolarità ha praticamente questo controllo qui Spectrum, che in realtà è un controllo di tono, ovviamente. E un'altra cosa simpatica è il Bass Cut, quindi significa che ad alti livelli di gain noi possiamo scegliere di tagliare un po' le frequenze basse, appunto per evitare di ingolfare un po' il suono. Stesso discorso anche per il voltaggio. Possiamo scegliere 9 volt o 18 volt. 18 volt chiaramente ha più gamma dinamica, 9 volt è un po' più compresso come suono. Proviamo un po', vediamo un po' di che cosa si tratta. Faccio spesso nelle patch è quello di inserire a fine catena l'emulazione di un compressore da studio che è l'LA Studio Comp. Mi piace molto come diciamo rende il tutto più omogeneo, ci fa risaltare di più il carattere della chitarra e tra l'altro aggiungiamo anche un blocco modulazione, quindi un phaser che sarebbe il phase 90 della MXR. Male il phaser in abbinata al GSM 800. Proviamo un chorus, quindi classico chorus della Line 6. Siamo giunti al termine, come prova può bastare, direi che effettivamente hanno fatto un ottimo lavoro con l'emulazione del GSM 800. Finalmente anche l'Helix ha un Marshall, un GSM 800 degno di essere chiamato tale. Come al solito vi ricordo la patch, provvederò a condividerla su Custom Tone, quindi vi lascio il link in descrizione e come al solito grazie per essere stati qui con me fino a questo punto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per le notifiche e ci vediamo alla prossima con qualche altra prova relativa al firmware 3.70 dell'Helix. Grazie e alla prossima.